Eccoci, bentornati a questa nuova puntata di Dialoghi Virali. L'ospite di oggi, graditissima, è la segretaria generale della Fondazione Comunitaria del VCO, Federica Corda. Ciao Federica. Ciao a tutti, buongiorno. Grazie per aver accettato il mio invito e inizierei subito questo dialogo chiedendoti le azioni che sta portando avanti la nostra fondazione comunitaria in questo momento di crisi, quali sono le più importanti, se ce ne puoi parlare. Assolutamente sì, grazie a te Riccardo per l'invito, mi fa molto piacere di poter condividere con la nostra comunità quelle che sono le iniziative che la Fondazione ha messo in campo oramai da poco più di un mese. Infatti siamo partiti con questa campagna di raccolta fondi che abbiamo chiamato Sì, amo il VCO, con questa campagna di raccolta fondi centrata sull'acquisto di un sistema di monitoraggio e monitor per la rianimazione di ASL. La raccolta è partita subito in maniera importante, la Fondazione ha attivato i primi 50.000 euro che erano stati messi a disposizione da Fondazione Cariplo e si è impegnata a raddoppiare le prime donazioni fino a 25.000 euro. Quindi 50.000 euro Fondazione Cariplo, 25.000 euro di raccolta dal territorio, raddoppiata da altri 25.000 euro della comunitaria. Devo dire che nel giro di pochi giorni l'obiettivo è stato completato e insieme a noi ha collaborato anche una rete di associazioni di Verbania, con a capo Avis Verbania. Ci sono tre associazioni con ulteriore azione di raccolta fondi sul territorio, hanno confluito parte della loro raccolta, 30.000 euro a favore del fondo emergenza coronavirus. La raccolta poi è continuata con risultati davvero straordinari. Considera che nel giro di un mese la Fondazione ha raggiunto il tetto dei 500.000 euro, compresi 50.000 euro di carico e 25.000 euro della comunitaria. Sono valori importantissimi, considerato la grandezza del nostro territorio e la nostra comunità di riferimento. Pensa che, diciamo, negli anni buoni la Fondazione li raccoglie in un anno i 500.000 euro, qui il risultato è stato raggiunto in un mese. Quindi straordinaria la partecipazione dei cittadini, grande sensibilità ovviamente attorno a questo tema e a questa emergenza. Le nostre azioni poi sono continuate, non solo l'atto raccolta fondi, ma evidentemente anche l'atto erogativo, quindi abbiamo attivato tutta una serie di linee e di acquisti a supporto dell'emergenza, quindi sia verso ASL VCO, che quindi era una prima risposta all'emergenza sanitaria, due barelle che sono state assegnate a IDEA di Verbania, quindi Ospedale Castelli e IDEA Domodossola San Biagio, sono stati acquistati dei sanificatori che sono stati destinati ai presidi del 118 del territorio che operano H24 e poi tutta una serie di dispositivi di sicurezza di cui tutti ora hanno sentito parlare, quindi le mascherine, le tute, le maschere, i canotti, di cui c'è sempre gran bisogno. Quindi diciamo, il nostro target di riferimento è stato in prima istanza ASL, anche la medicina territoriale, quindi i tre distretti del territorio, con i servizi che vengono attivati a domicilio e poi a cascata tutti i volontari del soccorso, i volontari del Vigili del Fuoco, ma anche i consorzi sociali con i loro operatori socio-sanitari. In un mese siamo arrivati ai 500.000 euro, oggi stiamo parlando e probabilmente siamo arrivati ai 600.000, quindi devo dire che la raccolta davvero sta proseguendo con un risultato che è quasi inaspettato anche per noi. Ogni giorno noi ci attiviamo per raccogliere le istanze, le necessità del territorio e dare una prima risposta che al momento è principalmente legata a emergenza sanitaria ma anche emergenza sociale. Quindi abbiamo attivato una prima linea di sostegno insieme a Caritas Diocesana, chiaramente a favore dei centri di ascolto del territorio, a supporto delle fasce più fragili della comunità, ma anche tengo a precisare questo intervento che abbiamo attivato fin dai primi giorni, un supporto al mondo della scuola, quindi in collaborazione con l'ufficio scolastico abbiamo costruito una mini piattaforma che si chiama EduSmart VCO, che raccoglie una serie di webinar, che è un percorso formativo per genitori e docenti e professori, quindi per agevolare la didattica online che indubbiamente
quantomeno nella prima fase, ha generato qualche problema, perché non eravamo tutti pronti e attrezzati per gestire la didattica a distanza. E anche questo credo sia stato un servizio molto apprezzato dal mondo scuola e famiglie più in generale. Assolutamente. Ecco, tu facevi riferimento al fatto che, come ovvio che sia, questo è un tempo non ordinario, no? E quindi anche la solidarietà, come dire, si manifesta in maniera appunto non ordinaria, quindi superiore ai tempi normali. A proposito di questo, ti chiedo, secondo te, nell'ottica di una fondazione del territorio, insomma, e in generale nell'ottica di persone che si occupano quotidianamente di azioni di solidarietà, come fare a mantenere vivo questo sentimento, diciamo, anche dopo un'emergenza di questo tipo? Perché il ruolo delle fondazioni del territorio, poi ti chiederò un po' di spiegarci cos'è la fondazione comunitaria del VCO, però il ruolo è sempre più importante a supporto degli enti locali, a supporto dei servizi del territorio, quindi sarebbe davvero auspicabile che questo diciamo sentimento di solidarietà che si sta generando, e devo dire che è un sentimento molto importante, però si mantenga poi nel tempo. Quali azioni si possono mettere in campo? E considera, Riccardo, che tra i ruoli della Fondazione Solidarietà, oltre al sostegno degli enti locali, quindi poi un'attività erogativa che è quella più conosciuta, diciamo, c'è anche la promozione della cultura del dono, cioè fa proprio parte della nostra mission, fa parte, è inserita nel nostro statuto, quindi fa parte del nostro ruolo, e da 14 anni noi stiamo cercando di comunicare quotidianamente quanto la cultura del dono sia importante e, come dire, costruire reti di solidarietà, legami sociali a livello locale significa migliorare la qualità della vita di un territorio, perché significa avere più servizi nel socio assistenziali, più possibilità di accedere a e fruire iniziative culturali, artistiche, più servizi nell'educazione, nella didattica, una miglior riscoperta della tutela del patrimonio storico-artistico. Quindi, diciamo, noi è da anni che, oltre ad erogare delle risorse, chiediamo ai cittadini e alla comunità di collaborare insieme a noi nella realizzazione di questi progetti. Quindi non siamo propriamente quella fondazione erogativa che fa il bando, eroga e finisce lì. Noi pubblichiamo il bando e chiediamo alla comunità di aderire a questi progetti che ci vengono segnalati. Quindi, diciamo, è un percorso che per noi inizia dal 2006, quando siamo stati costituiti, e credo che dopo questa esperienza straordinaria e traumatizzante, direi, la parte della raccolta fondi, la parte della cultura del dono e della partecipazione dei cittadini insieme a un'istituzione sarà sempre più efficace e più forte. Certo, devo dire, come ho anticipato prima, dal punto di vista economico la risposta è stata grandissima nel giro di un mese, e generalmente questi numeri noi li abbiamo all'interno di un anno. Quindi dal punto di vista economico io mi auguro che ci sia ancora la volontà di aderire alle prossime progettualità che la Fondazione metterà sicuramente in campo per la famosa fase 2, 3, la ricostruzione e il supporto ai nostri enti locali. Quindi in parte, diciamo, hai già risposto, però ti chiedo appunto come si può spiegare l'attività di una fondazione di comunità, cioè a cosa serve la fondazione comunitaria del VCO e a quali necessità risponde, oltre a quelle che ovviamente tu hai già elencato. Cercherò di essere didascalica e di utilizzare un linguaggio semplice, perché non è sempre immediato spiegare qual è il ruolo di una fondazione di comunità. Considera che le prime ad essere state costituite in Italia, la prima è stata la Fondazione di Lecco oltre 20 anni fa, quindi sono delle istituzioni relativamente nuove, mentre negli Stati Uniti le conoscono da più tempo perché hanno più di 100 anni di storia. Quindi questo è un modello istituzionale che è stato importato dagli Stati Uniti grazie a Fondazione Carico, che appunto verso la fine degli anni 90 ha deciso di costituire queste fondazioni di comunità in tutte le province della Lombardia, più Novara e Verbano-Cusio-Orsola. Noi siamo nati nel 2006, siamo stati una delle ultime di questo gruppo ad essere state costituite, e abbiamo potuto contare anche sul supporto della Compagnia di San Paolo, che è un'altra grande fondazione di origine bancaria. E da lì è iniziata un po' la nostra attività. La nostra attività, come si può riassumere? Come dicevo, da una parte attività erogativa, quindi promozione di strumenti erogativi, quindi messa a disposizione di risorse economiche per sostenere iniziative di utilità sociale.
a favore di enti no profit, quindi senza finalità di lucro, quindi enti pubblici, associazioni, cooperative sociali, enti ecclesiastici, enti pubblici. E dall'altra parte, a fianco dell'attività erogativa, ma ormai sono sempre più parallele, l'attività di raccolta fondi. Quindi la chiamata del territorio, dei cittadini al sostegno di determinate iniziative sociali e poi la ridistribuzione di queste risorse a favore del territorio. Bene, bene. È molto importante perché appunto della Fondazione Comunitaria si sente parlare molto proprio perché siete presenti su tante azioni territoriali, però non tutti forse conoscono la storia, le ragioni anche per le quali queste fondazioni sono nate e gli scopi che spesso si scoprono essere anche più vasti di quelli che magari banalmente le persone possono immaginare, quindi non c'è solo l'attività di erogazione di contributi attraverso bandi che pure è fondamentale, e c'è secondo me molto importante, tu lo dicevi bene prima, questa promozione della cultura del dono, della solidarietà, della comunità che al mio punto di vista posso dirti come amministratore ho visto effettivamente insomma concretizzarsi in tante delle azioni che insieme abbiamo portato avanti insomma in questi anni dal mio punto di osservazione, ma so anche di tanti altri colleghi del territorio. E a questo punto io ti chiedo una domanda che non c'entra con la tua attività diretta, ma la sto facendo a tutti gli ospiti di questa rubrica. E tu per favore un consiglio di permanenza forzata a casa che magari possono però essere anche utilizzati per leggere un libro piuttosto che per guardare un film. Allora ti dirò, io sono un po' forse vecchio stile, sono ancora un amante della lettura dei quotidiani, anche se lo faccio in versione digitale in questa fase, perché non esco di casa. Amo in questa fase la poesia, sto leggendo un libro di Pablo Neruda sulle poesie d'amore di vita, che sto apprezzando tantissimo. Soprattutto sono più musicofila, devo dire che appena posso ascolto musica di ogni genere, oppure quindi Spotify dipendente e anche diversi podcast, quindi questi sono un po' i miei strumenti per di svago, per staccare dalle attività del lavoro e anche per insomma allietare un po' le tornate a casa. Ed è anche la ragione per la quale abbiamo pensato insieme ad alcune associazioni giovanili al progetto di Radio Quarantenna, che ha proprio lo scopo, insomma, se possibile, di allietare un po' i momenti di permanenza a casa con contributi e contenuti diversi. Ma è iniziata come una cosa un po' così, insomma, nata dalla volontà di alcuni ragazzi, e poi però quotidianamente io lo vedo perché nel nostro gruppo WhatsApp osservo il lavoro dei ragazzi che costruiscono il palinsesto e devo dire che sta diventando un impegno, però è anche un impegno bello perché poi c'è stata anche una risposta della comunità, perciò le persone ci scrivono chiedendoci se possono condividere i loro contenuti, i loro video, insomma è una cosa bella che in questo tempo così difficile non fa male, insomma, anzi fa bene. Grazie a tutti i ragazzi portando avanti questa attività. Grazie mille. Quindi Federica, io ti saluto e ti ringrazio per questa bella intervista e saluto quindi tutti quelli che hanno ascoltato questa nuova puntata di Dialoghi Virali, dandovi appuntamento alla prossima. Ciao Federica e grazie. Grazie Riccardo, ciao a tutti. Ciao.